Ma per ricordare Giorgio ci sono mille modi, cioè non servono parole perché Giorgio è conosciutissimo, e spaziava in diverse attività e principalmente negli alpini era sempre attivo, ma da diversi anni. È stato promotore di diverse iniziative e attualmente era in campo anche per portare e innovare a questo raggruppamento che lui attendeva da anni, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Ricordare Giorgio si ricorda con poche parole, perché chi lo conosceva non ha bisogno di parole, basta vedere quello che ha fatto e quello che avrebbe voluto fare, purtroppo non ce l'ha fatta. Giorgio era un amico per tutti, conosciuto da tutti, e come si dice e come ripeterò penso in chiesa, chi trova un amico si dice trova un tesoro, ma chi perde un amico come Giorgio si sente molto ma molto più povero. Quando ho smesso i panni di consigliere nazionale ho assunto la carica di comandante del servizio d'ordine nazionale prendendo il posto di Giorgio Balossini. Balossini era un grande amico e lo dimostra oggi il fatto che, essendo di venerdì, sono venuti tanti alpini da tutte le parti d'Italia per accompagnarlo all'ultima dimora. Il servizio d'ordine nazionale è un servizio che in seno all'Associazione Nazionale Alpini ha il compito di svolgere attività di sicurezza quando ci sono le adunate nazionali, guarda alle cerimonie del venerdì, del sabato e della domenica e coordina la sfilata della domenica. Queste sono le funzioni del servizio d'ordine portato sempre avanti in modo egregio da Giorgio Balossini. Thank you.